ferroviario. Oggi è stata una giornata splendida e ricca di avvenimenti. Ecco cos'è successo. Che profumo di camino scoppiettante! Finalmente è arrivato dicembre e presto sarà Natale. Le luci, i regali, il sorriso dei bambini, mia moglie che brucia i miei documenti. Ma amore, ferma! Che fai? Come che faccio, scemo? Sto alimentando il camino, fa un freddo della Madonna. Tu non sei un cazzo di fuoco. Ma come? Ma usi i miei documenti dell'ufficio per alimentare la fiamma del camino? Ma sei fuori? Oh, calma, con chi credi di parlare? Scusa, è che stai bruciando tutti i miei contratti del mese. Contratti del mese, cosa devo fare? Di diploma assicurazioni non ce ne sono più. Cosa? Ma hai bruciato il mio diploma di maturità e i contratti di assicurazioni? No, erano copie. Gli originali li tengo in una cassetta di sicurezza in banca. Ma quale banca? Noi non abbiamo una cassetta di sicurezza. Come no? Ma certo, all'Istituto di Credito Cooperativo delle Cose della Lombardia e della zona intorno. Ma non esiste una banca con questo nome? Già, adesso sa tutto sulle banche lui. Tu non sei un cazzo di istituti di credito. È una banca nuova che ha aperto un mio amico. È in fondo alla strada, scemo. Ma in fondo alla strada c'è un parchetto dove ci sono i drogati. E allora una seconda possibilità e un po' di fiducia si dà a tutti, no? Ma come? Ma tu hai dato dei documenti personali nostri ad un drogato che ha aperto un istituto di credito fra le panchine del parco. Ma va! Ma secondo te mi sbatto fino al parco solo per i documenti? Gli ho aperto anche un conto corrente e ho versato tutti i nostri risparmi. Oh, ma non ti va mai bene un cazzo di quello che faccio? Invece di ringraziarmi, stai pure a fare il pidocchio. Gregor mi ha promesso che entro un anno i soldi raddoppiano. Poi li ha depositati in una buca alla base del Salice. Minchia, ma sai solo sbavare e dire ma, ringraziami invece. Non posso credere che tu abbia affidato i nostri risparmi ad un tossico che li ha seppelliti alla base di un albero nel parco, promettendoti interessi miracolosi. Chi cazzo sei, Pinocchio? Uè, scemo! A parte che Gregor è uno zingaro e non un tossico. No. Il tossico è il cassiere. Gregor il sinto è il direttore. E poi non è un albero qualsiasi, è un salice. E lo sanno tutti che i salici fanno rendere molto di più degli altri alberi di credito. Tu non sei un cazzo di interessi. Amore, ma sei ubriaca? Sì. E anche strafatta. Ma come? A me lo dici così? Ok, allora te lo dico con una canzone. Sono ubriaca e fatta merda. Meglio? Corro al parco a recuperare i nostri soldi e tu non muoverti che ti porto a pronto soccorso. Probabilmente quei delinquenti ti hanno obbligata con qualche sotterfugio a compiere un simile gesto. Sì. Io ti conosco come le mie tasche e so che donna splendida che sei. Maledetti! Ti salvo io, amore! Vai al parco di Abdul lo sputapalline, che la roba della settimana scorsa era strataglio e che se non ti mollo un pezzo a gratis li taglio la gola con una bottiglia rotta. Che i patti erano chiari e che io non lo mangio per niente. Poverina, senti come straparli! Dici cose senza senso. Sì. Sono in uno stato confusionario. Non so quel che dico, ma tu diglielo lo stesso. Adesso mettiti a letto, amore, che torno subito. Uè, dove vai? Prima passami una birra, un piatto vuoto, 10 euro, un paio di carte di credito. Ma certo, amore. Ma che cosa ci devi fare? Mi devo ripigliare. Ah, certo, ho capito. Tieni la mente occupata con i giochi di prestigio. Sì. Faccio sparire le cose nel naso. Brava, a dopo. Vado, amore. Hai capito, caro diario, cosa è successo? Quella povera donna di mia moglie è stata circuita e indotta contro la sua volontà a portare i soldi e dei brutti ceffi.
Quando sono stato a denunciare la cosa, i carabinieri sapevano già tutto, per fortuna. E pensa che il maresciallo ha tenuto per sé una copia dei filmati del parco, dicendo che mia moglie è una forza della natura e che non ha mai visto una donna stare dietro a tutti quei magrebini assatanati. Eh già, mia moglie è una grande, ha tenuto testa a tutti prima di soccombere e farsi circuire. Poverina. Quando si è ripresa mi ha raccontato di tutti i dolori tipici del dopo sbornia che aveva. Male alla vagina, al retto e alla mandibola. PS, sono 3 giorni che sono in internet alla ricerca di che tipo di sostanza narcotizzante ti lasci l'alito di pesce e urina. Ma non trovo nulla. Ciao caro diario, a domani. Diario! Diario!